Beh, io mi ero sempre nutrita di odio e di vendetta, avevo sempre sognato di vendicarmi. E quando ebbi l'occasione nel vedere questo comandante dell'ultimo campo buttare l'arma per terra, io proprio pensai: adesso lo uccido. Allora, come ho fatto vedere in altri video, loro non vogliono un popolo armato, no? È il terrore più grande che hanno. Per questo ho fatto vedere in altri video la pistola col nodo, no? La pace, tutto quanto, no? Perché ci vogliono pappare facilmente. Adesso io farò vedere un esempio, anche se loro qua scrivono che questa qua è una sopravvissuta, no? Ebrea all'Olocausto, no? Quindi la propaganda dice: neppure i fucili ci avrebbero salvati dal lager. Ma è veramente così? Perché c'è stata una volta, intanto vediamo un pezzo dell'articolo, anche con una pistola papà non ci avrebbe evitato il lager. Edith Bruck, scrittrice sopravvissuta. Se suo padre avesse avuto in mano una pistola o un fucile quando i soldati sfondarono la porta di casa, la storia della sua famiglia poteva avere un esito diverso? Forse vi sareste salvati? Falso. Ci avrebbero massacrato ugualmente e se ne avessero avuto la capacità, con una crudeltà ancora più maggiore. Andando semplicemente su Wikipedia, dopo una visita in città del Reichsführer SS Heinrich Himmler, venne deciso di trasferire ad est 8.000 operai ebrei. Un po' come fanno adesso con gli ucraini, spostiamo un po' di pecore da quest'altra parte a ovest, questa volta. E tanto non possono resistere. Alcuni componenti però della ZOB, che era questo movimento di ribellione ebrea, cominciano ad avere un po' di cervello e si armarono, no? Aprirono il fuoco contro i tedeschi e le guardie ucraine che li scortavano, causando alcune vittime. I tedeschi furono colpiti di sorpresa e a conseguenza di questo solo 650 degli 8.000 previsti ebrei, schiavi, furono deportati. Hai visto? Un po' di effetto l'ha avuto, hai visto? Per i 2 mesi successivi non furono possibili altre selezioni nel ghetto. Ovvio che stiamo su Wikipedia e loro più di tanto non possono glorificare questa azione, però qui si chiama Rivolta del ghetto di Varsavia. Io penso che se ti informi un po' oltre, o anche leggendo fra le righe, diciamo, capisci che, insomma, sono riusciti a salvarsi in qualche modo, anche se loro poi alla fine presero questo ghetto tedeschi dopo mesi di guerra e ovviamente alcuni morti, eccetera. Però comunque riuscirono a salvarsi molti. Poi come dire qua, no? Se solo 650 dei 8.000 previsti furono deportati. Questi 650 sono i deboli, ragazzi. Questi pacifici, questi i morti, ragazzi. I deboli, questi vengono presi. Quelli che hanno cervello combattono e si salvano. Però ecco, secondo me loro, il fatto che loro stanno armando effettivamente gli ucraini adesso è perché io prevedo che ci sarà un massacro là di tutti questi armati, proprio per dare anche quest'altro messaggio che guarda che ti succede, insomma, se provi a resistere, diciamo. Mi sembrava proprio che io non avessi alternativa, che era quello che mi stava capitando. Io dovevo raccogliere quell'arma e sparargli. Ma io avevo sempre scelto la vita, io non ero come lui. Io avevo avuto una famiglia dolce, una famiglia di persone buone. Mai nessuno dei miei avrebbe avuto un coraggio di fare una vendetta simile. Anch'io non ho scelto di non farla. Sono stata molto contenta di non aver raccolto quella pistola.